un giorno speciale per l'Istituto Comprensivo Gianni Rodari di Rossano Veneto. Lo è stato e lo sarà per gli alunni, per le famiglie, per i docenti e per tutta la comunità. Dopo un percorso iniziato circa un anno fa è stata infatti inaugurata ufficialmente la scuola DADA. Il progetto DADA consiste nell'adesione a un modello di organizzazione didattica in cui ai docenti viene assegnata un'aula per la loro materia, gli studenti si muovono durante le lezioni. Nella nostra scuola il movimento viene agevolato da una distribuzione delle materie per dipartimenti sui piani dell'edificio, dalla presenza di armadietti e da un orario scolastico modulare organizzato ogni 2 settimane. La vera sostanza è che adesso si potranno sperimentare metodologie didattiche alternative, laboratoriali, collaborative, innovative e i docenti potranno creare il setting perfetto nell'aula che loro stessi, insieme con gli alunni, avranno personalizzato. Siamo veramente orgogliosi di poter dire che la nostra scuola è ancora una scuola innovativa. È un progetto che all'inizio sembrava un po' difficile da attuare e invece con la determinazione della nostra dirigente e il coinvolgimento di tutto l'istituto siamo riusciti a inaugurare oggi il nuovo progetto. Come sindaco sono soddisfatta perché la scuola di Rossano si sta ponendo fra le scuole migliori dal punto di vista dell'offerta didattica di tutto il comprensorio. Questo è solo l'inizio per un grande futuro di innovazione della nostra scuola. Una scuola del futuro che è già presente. E ancora una volta Rossano, mi viene da dire, è avanti rispetto all'innovazione scolastica con questo nuovo progetto.